Comincia oggi la settimana dello scautismo e contemporaneamente il memorial in onore di Giuseppe Barbato, un ragazzo prematuramente scomparso. Sì, hai detto benissimo. Oggi inizia la nostra settimana dello scautismo e inizia con un segno forte, un memorial dedicato al nostro carissimo Giuseppe che non c'è più. Infatti oggi sarà una giornata dedicata a lui, dedicata allo sport. La mattina stiamo svolgendo qui nella palestra della scuola Luigi Pirandello un torneo di pallavolo, mentre il pomeriggio ci sposteremo nella palestra della SD Trinacria dove svolgeremo il nostro torneo di calcetto. Ci sarà anche una messa in suffragio di Baden-Powell. Sì, domenica prossima alle 11 in Chiesa Madre ci sarà la messa per ricordare il nostro fondatore Robert Baden-Powell. Mentre oggi è la giornata dedicata, come dicevo, a Giuseppe, e le squadre partecipanti sono le squadre del gruppo scout del Porto Empedocle 1, del Porto Empedocle 2 e delle Vecchie Glorie, tutti coloro che hanno fatto parte di del nostro gruppo. E come vedete abbiamo una maglietta a colori e dobbiamo ringraziare questo, il Lions Club di Agrigento Chiaramonte e l'Ecoin che ci hanno gentilmente sponsorizzato queste magliette, rendendo la giornata, anche se poteva essere una giornata grigia, rendendola a colori. Chi era Giuseppe? Giuseppe era un nostro lupetto, è iniziato nella nostra associazione da lupetto, è iniziato a 7 anni e ha fatto tutto il percorso, sia da lupetto che da esploratore in reparto. Era uno di famiglia, era il nostro fratello più piccolo. Un ricordo cioè che mi viene in mente di Giuseppe, che Giuseppe viveva la propria vita a colori, infatti lui e il suo sorriso, la sorrisata era talmente contagiosa che anche quando noi, qualche capo educatore, voleva rimproverarlo, voleva lui e tutti gli altri che combinavano qualche marachella, poi ci mettevamo a ridere, perché proprio cioè lui partiva con la risata, era una risata talmente contagiosa che non riuscivamo a fare serie, noi ci coinvolgeva e ridevamo dietro lui.